Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Valontana Dulti Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.P.A. Ultimo aggiornamento. 15 settembre 2022. Cos'è Valontana Dulti? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Valontana Dulti durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Valontana Dulti? Valontana Dulti è un farmaco a base del principio attivo di menidrinato, appartenente alla categoria degli antiemetici e nello specifico eteri aminoalchilici. È commercializzato in Italia dall'azienda Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.P.A. Valontana Dulti può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni Valontana Dulti 100 mg 10 compresse, Valontana Dulti 100 mg 4 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.P.A. Ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco, classe C, principio attivo dimenidrinato, gruppo terapeutico antiemetici, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni prevenzione e trattamento della nausea, del vomito e della vertigine, propri delle neopatie, mal di mare, d'auto, di treno, d'aereo. Posologia adulti nelle neopatie, mal di mare, d'auto, di treno, d'aereo, la nausea e il vomito possono essere controllati con una dose singola di mezza compressa di Valontana Dulti, 50 mg, il cui effetto dura approssimativamente per 4 ore. Questa dose, occorrendo, può essere ripetuta, a scopo di prevenzione, ogni 4 ore, 3 compresse nelle 24 ore. Non superare le dosi consigliate. Non usare per trattamenti prolungati. Controindicazioni per sensibilità al principio attivo, verso altri antistaminici, o ad una qualsiasi degli eccipienti. Controindicato nei bambini e adolescenti. Controindicato durante la gravidanza e l'allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: l'uso degli antistaminici contemporaneamente a certi antibiotici o altri farmaci ototossici può mascherare i primi segni di ototossicità, la quale può rivelarsi solo quando il danno è irreversibile. Usare con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione durante il trattamento: evitare l'uso contemporaneo di bevande alcoliche e di farmaci antidepressivi, ipnotici, sedativi o tranquillanti, allo scopo di impedire eventuali fenomeni additivi di sedazione, vedere anche paragrafo 4, 7. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Valontana Dulti durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Valontana Dulti durante la gravidanza e l'allattamento? Valontana Dulti è controindicato durante la gravidanza e l'allattamento, vedere paragrafo 4, 3. Nelle pazienti che allattano occorre decidere se rinunciare a nutrire al seno il bambino ed iniziare il trattamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Valontana Dulti compromette la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Poiché il più frequente effetto secondario degli antistaminici è la sedazione, che può manifestarsi come sonnolenza, di ciò debbono tener conto coloro che svolgono operazioni richiedenti integrità del grado di vigilanza, guida di autoveicoli, condotta di macchinari. Effetti indesiderati: in seguito al trattamento con Valontana Dulti sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati. Classificazione sistemica organica secondo MedDRA, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: in caso di sovradosaggio, consultare immediatamente il medico. La sonnolenza è il sintomo più usuale di iperdosaggio. Dosi tossiche possono produrre convulsione, coma e depressione respiratoria. Nel caso, attuare una terapia sintomatica. Quando necessario, assistenza respiratoria. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Antistaminici per uso sistemico, eteri aminoalchilici, codice ATC, R06A11. Si ritiene che gli effetti farmacologici del dimenidrinato risultino principalmente dalla difenidramina. Come la difenidramina, il dimenidrinato svolge un'attività, proprietà farmacocinetiche: il dimenidrinato viene prontamente assorbito entro 15-30 minuti. L'effetto massimo viene raggiunto entro 1 ora e permane per circa 4-6 ore.
il dimenidrinato viene eliminato in dati preclinici di sicurezza. I dati provenienti dagli studi sugli animali rivelano assenza di rischi per gli esseri umani sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza, tossicità per somministrazioni ripetute, genotossicità, potenziale, elenco degli eccipienti saccarosio, silice colloidale, magnesio stearato, amido di mais. Componenti del rivestimento: resina acrilica, Eudragypt, talco. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.